Ciao a tutti ragazzi, siamo su Clash Royale con il mio mazzo storico. Sto livellando piano piano tutto al massimo. Ho il cavaliere, ho l'arciere. Manca poco per fare anche il minatore. Non mi viene il nome? La gang. E il razzo ce l'ho quasi totalmente livellati. Sto giocando molto dal telefono, non gioco molto dal PC se non per registrare come adesso. Il primo tentativo, vediamo se so ancora giocare dal PC. E ho soprattutto un po' di mazzi da provare. Però prima devo livellare un po' di carte che ho basse. Tipo questa la voglio portare almeno al 9. Stessa cosa qui per la torre bombardiera, come cavolo si chiama, non lo so. E la palla di ghiaccio. Un po' di roba in comune anche qui. Qui, questo mazzo qui sono interessanti. Li ho visti in qualche video e questi sono copie dell'altro. Ok, allora, primo mazzo. Corsa all'oro, ragazzi. Bisogna fare più soldi possibili. Bisogna assolutamente fare più soldi possibili. Scusate per le grafiche, miglioreranno in questi giorni. Non ho avuto molto tempo per registrare tra vaccino ieri e mal di testa. Infatti non riesco a dormire, sto registrando. Se mi vedete spento è per quel motivo. E lavoro, dicevo, non riesco a registrare tantissimo in questi giorni. Riprenderò da inizio settimana. Comunque i video per questa settimana ce li ho tutti. Allora, iniziamo. Battaglia. Devo usare 1, 2, 3, 4 per le carte, va bene. Mi stava iniziando a dare problemi sta roba, non voglio problemi. Iniziamo con il nostro attacco. La nostra win condition principalmente è questa. Le abbiamo quasi fatto una torre. Guardate i danni che gli sto facendo. E in difesa abbiamo il nostro fidato stregone al 13. Oh cacchio. Oh cacchio. Danni, 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 danni. Sfondagli quella roba, sfondagli quella roba, sfondagli quella roba. Ok. Siamo più o meno pari in danni, va benissimo. Mandiamo il nostro cavaliere al 13 a tankare la torre mentre lo stregone spara l'altro stregone. E al bombarolo, spero che lo uccida. Sì, unita la torno. Perché stavo cliccando qua con il mouse non lo so. Penso che andrò con la stessa tecnica. No, sì, mando solo il minatore. Tanto ho la specchio per poterlo specchiare, pronta. Eccola qua, la streghetta, lo sapevo. I pipistrelli, si aspettava i miei goblin. Per il momento sono messo veramente, veramente, veramente bene. Non sta mandando nulla di pericoloso al momento. Qui la gang. Baitiamo sull'altra torre. La zap baitata, perfetto. Così abbiamo la nostra gang qua. Questo qui è il cavaliere che tanka poi il suo maledettissimo coso. Va benissimo così. Minatore subito. Così per gli arcieri non c'è danno. Pipistrelli che vanno sul minatore. Va benissimo. Torre quasi fatta. Andiamo alla tronco. E adesso carichiamo tutto sull'altra torre. Tanto la razzo per completare poi quella. Minatore, razzo, qualsiasi cosa. Oh cacchio. Vabbè, una torre per una torre va benissimo. Mi ha fatto male. Ma gli sto facendo molto, molto più male io. Gang, stregone, arcieri, butto tutto qua, carico tutto. E dovrei aver vinto la partita così. Easy, raga. Easy. Minatore. 5 secondi ce la faccio a fare le tre corone? Non penso. No, è impossibile. Erano soldi in più. Va bene, va bene, va bene. Devo fare 12.500 per livellare le carte. Dai, dai, muoviamoci, muoviamoci. Battaglia, subito. Il mio record di 5.400 corone tonde tonde. Devo riuscire a superarlo. Sono a 5.270 adesso, mi pare. Non userò il tronco per ciclare le carte.
Ok, ora sappiamo cos'ha. E non ha senso neanche fare quello che stavo pensando. Così siamo messi bene. Ah, pensavo di averglielo già rotto lo scudo a quella cagata lì. Invece no. Minatore? Dai, veloce, dai, veloce. Perfetto così. Vediamo cosa usa. Oh, che belli. Danno, 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 danno. Spacchiamogli lo scudo. Spacchiamogli anche la firecracker. Che non mi ricordo come si chiama in italiano. Anche se io il gioco ce l'ho in italiano. Cavaliere, solo soletto dovrebbe portarsi a casa la torre. No. Allora. Questo qui. Non ho betato. Oh sì. No, troppo presto. Gli arcieri mi fanno male. Madonna, sto drago al 13 fa danni seri. Devo aspettare, oppure faccio così, intanto ho recuperato mana. Dovrei riuscire a farglielo fuori prima che mi faccia lui la torre. Oh mio Dio. Wow. Prima Lost, raga. Vi lascio anche le Lost, ovviamente. Non è che sono un pro e ho solo le win. Uno e due. Sbagliato brutalmente. Cavolo! Ho perso. Ho perso brutalmente, sì. Un singolo errore mi ha fregato. Guarda quanta roba sta lanciando! Ho paura. Ho paura. Non gli ho fatto neanche una torre, che schifo. Lui me ne ha fatto tre. Raga, dopo la prima win ho fatto completamente schifo. Allora, lanciamo il nostro assalto poderoso su quel lato. La firecracker dall'altro lato. E l'arciere magico è andato a farsi benedire. Ok, firecracker va bene così. Al mini P.E.K.K.A. noi tanchiamo con questo. Va benissimo, un altro hit. Non mi prende. Sì, mi ha preso la torre. Non è un problema. Il nostro amato stregone al 13 dovrebbe, non è vero, fargli la torre. Non, assolutamente no. Però, se lui lancia un minatore e basta, la Tesla non lo colpisce. Lui lancia il mini pack, i pipistrelli. Ok, i pipistrelli. Devo difendermi dai pipistrelli. Fatto. Ok, non è vero. Niente, via. Ora mi sono difeso piuttosto bene. Tanto me li sfonda tutti. Quindi mandiamo i nostri arcieri a seguito, sperando di non. Vengono colpiti per forza. Mini P.E.K.K.A. muore arrivando la torre. Lanciamo nuovamente il minatore. Arciere magico, va bene. E via. 500 gold. Easy. Devo difendermi. Metto uno stregone qua. E l'oro è esattamente sopra di lui. Ho sbagliato! Ho sbagliato! È recuperato. Via. Tesla andata. Si va, ragazzi. Questi sono i danni che volevo. Meno di quanti mi aspettassi, sinceramente. Gliela voglio uccidere. Ok, va benissimo. Gli accetto un po' di danni presi così. Questo a tankare. Gli arcieri a fare il danno che ci serve. L'altro a tankare.
e i goblin a tankare poi i pipistrelli. Dovrebbero morirli entrambi. In teoria non è un grosso problema se ci fa la torre con quella roba lì. Perché ora in Sudden Death dovremmo vincere noi. Ho la specchio. Ho abbastanza elisir per fare. No. Sì. Tronco, salvami. Ah. Così. Andava bene. Easy. Perfetto. Recuperate 30 corone. Che poi non sono corone, ma sono coppe. Ok, usa la trivella. Che non mi ha fatto praticamente nulla di danno. Mandiamo il minatore qua a tankare prima. Questo risulterà un grosso problema. Appunto. Però va bene. Siamo in un ottimo spot. Easy. Non mi ha fatto danno. Neanche io a lui, però. Gang di goblin su trivella. E gang di goblin sulla torre. Ti prego, tanca tutto. Non so se sarà un problema o meno. Sì, è un problema perché c'è gli scheletri. Un hit? Neanche un hit. Razzo? No. Ok, non facciamoglielo hittare. Tronco, 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 tronco. Gli ho mandato davvero sulla torre. Fa veramente un casino di danno quella roba. Devo ciclare per avere la tronco. Siamo in un ottimo spot in difesa al momento. Serve il minatore. Ottimo. Veramente ottimo. Qua abbiamo una difesa. Sta roba non vuole morire. 28 secondi, devo fargli abbastanza danno in 28 secondi. Ok, ci stiamo arrivando. Mi serve giusto. No, avrebbero dovuto tankare il cavolo di cosi. Glielo faccio? Devo prima difendermi. Easy. Cavaliere. Minatore. Sul lato opposto. Dai, un altro paio di hit. Ci siamo. Eccolo qua. Minatore razzo ragazzi, non sa che ho la razzo, quindi è GG. GG, l'ho detto, un'altra win ci serviva, sono altri 500 money e GG. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!